respiriamo la stessa aria, viviamo sul stesso mare, quindi dobbiamo tenere in conto che i problemi sono in comune e quindi dobbiamo risolverli in comune. Robert Racker, presidente della Camera per l'Economia e della Prima Ossa dell'Industria, sintetizza così le ragioni che hanno spinto l'istituzione da lui presieduta ed altre slovene ed italiane ad aderire al progetto Fish Agrotech CBC. Il progetto si pone l'obiettivo di creare delle soluzioni innovative in settori molto importanti per noi, quali sono quelli della pesca e dell'acquacoltura e dell'agricoltura. Mira appunto a trovare delle soluzioni innovative perché l'innovazione è una necessità oltre che un'opportunità per le nostre imprese per poter rimanere sul mercato. Noi portiamo tutta la parte slovena in questo progetto, area, la nostra, come dire, area di ricerca, quindi Parco Tecnologico di Lubiana, tutti i produttori piccoli di maricoltura, quelli che sono sul mare sloveno, piccolo ma ancora importante. Secondo il progetto, la cui attuazione si concluderà nel dicembre del 2019, ogni impresa potrà contare, alla fine, su un percorso di innovazione personalizzato e in grado di rispondere ai propri bisogni specifici. Il ruolo di Aries è il ruolo di capofila in questo progetto, un progetto che vede come partner il GAL Carso, il GAC, il gruppo di azione costiera, e da parte slovena la Camera per l'economia di Capodistria, il Parco Tecnologico di Lubiana, così come l'Area Science Park da noi e altri partner scientifici. Le cose che dobbiamo fare nei prossimi anni.